pur non disponendo di alcuna forza motrice al di fuori delle braccia e di quella della natura, il mondo romano aveva organizzato la sua vita in maniera sorprendentemente efficiente, utilizzando tecniche di costruzione che lasciano ancora oggi sbalorditi. Cominciamo dalle strade. I romani le avevano praticamente inventate, riuscendo a collegare con arterie lunghe migliaia di chilometri tutti i più importanti luoghi dell'impero. Ciò significava grande agilità nelle comunicazioni e negli spostamenti, cosa indispensabile per tenere unito per secoli un impero che comprendeva, all'epoca di Traiano, tutto il mondo conosciuto. Un'altra delle meraviglie tecniche erano poi gli acquedotti. Ne esistevano di grandiosi, capaci di rifornire di acqua potabile tutte le città. Pompei era approvvigionata dall'acquedotto costruito da Augusto, un'opera gigantesca lunga circa 100 chilometri che partiva dalle sorgenti del Serino alle falde dell'Appennino, aggirava il Vesuvio a nord e riforniva ben 9 città, Napoli compresa. E in tutto questo percorso, pur scavalcando vallate e perforando montagne, riusciva a mantenere una pendenza ottimale di circa mezzo metro ogni chilometro. L'acqua giungeva in città nei pressi di Porta Vesuvio, nel suo punto più alto. Lì un grande collettore, il Castellum Acque, la distribuiva in 3 diramazioni che alimentavano numerose fontane pubbliche, oltre alle terme e a tutte le case più ricche. Anche gli impianti fognari erano all'avanguardia e ne è un esempio la celebre Cloaca Massima di Roma, ancora oggi in teoria perfettamente funzionante. A Pompei, però, a differenza di Ercolano, non esistevano veri e propri impianti fognari. Lo scarico avveniva nelle strade, che per questo erano chiuse da alti marciapiedi e dotate di passaggi pedonali per attraversarle. Le tecniche di costruzione poi erano stupefacenti. Le basiliche, ad esempio, gli edifici cioè destinati alle contrattazioni d'affari e alla giustizia, erano spesso edifici solenni, arricchiti di colonne immense, pavimenti di marmo e decorati con stucchi e statue. I templi erano splendidi e imponenti, posti su alte scalinate e circondati da colonne e decorazioni, e proprio per l'immagine che proponevano, erano spesso regalati alla popolazione da cittadini importanti, che esibivano così ricchezza e potere nell'intento di sdebitarsi dei favori elettorali ricevuti. A Pompei ne sono esempi il Tempio della Fortuna Augusta, regalato alla città da un duoviro, Marco Tullio, e quello di Iside, una cui dedica indica come benefattore addirittura un bambino di 6 anni, come volle il padre che, essendo un liberto, cioè uno schiavo liberato, non poteva adire a cariche pubbliche. Un discorso a parte meritano le terme. Come in tutto il mondo romano, recarsi alle terme era un vero fenomeno di costume che esprimeva una particolare concezione del tempo libero. Ci si andava non solo per curare il corpo, ma anche per rilassarsi, ampliare le amicizie, conversare, cercare appoggi politici. Gli stabilimenti offrivano bagni caldi, piscine, saune, palestre e massaggi. Gli adulti pagavano una modesta tassa, mentre i ragazzi entravano gratis. In genere uomini e donne avevano sezioni separate. L'entrata era prevista dopo le 13:30 e gli impianti rimanevano aperti fino a tardo pomeriggio. Esistevano piscine calde e fredde e gli ambienti erano riscaldati dall'aria calda prodotta da immensi forni a legna che veniva convogliata sotto i pavimenti e attraverso le pareti. E infine i monumenti funebri. Per i romani, morte significava contaminazione e obbligava i vivi a riti di purificazione ed espiazione.
Inoltre si pensava che lasciare un cadavere privo di sepoltura avrebbe causato negative ripercussioni sul destino dell'anima del defunto. Fino al primo secolo d.C. si usava cremare i morti e raccogliere le ceneri entro vasi che venivano murati all'interno delle tombe o interrati nel recinto funerario. La legge romana prescriveva che per motivi igienici i cimiteri sorgessero all'esterno delle mura e allora le tombe venivano erette lungo le strade principali di accesso in modo da poter essere viste e apprezzate dai passanti che dovevano ammirare attraverso di esse la ricchezza e il prestigio della famiglia.